scocciata se io mi fermo e io voglio essere libera di acquistare la mia camicia a 50 centesimi, se permetti, ecco. Perché comunque, anche se è un capo usato, se è tenuto bene, se è lavato e tutto, non vedo perché non dovrei indossarlo. Non si parla di scarpe, perché io no, le scarpe usate non le indosserei mai, anche perché potrebbero venire male alle ginocchia, quel così lì, non tanto per una questione di igiene, anche se in realtà effettivamente le scarpe ci sudi dentro, non è che per quanto tu possa lavarle, dipende anche dal materiale, e anche quelle insomma, ma più che altro anche per una questione di forma, perché le scarpe prendono la forma del piede, no? Quindi se sono state usate da qualcuno e hanno preso la forma del suo piede, poi quando andrai a indossarle tu saranno un po' più, capito? Non come delle scarpe nuove, e potrebbero appunto causarti male alla schiena, male alle ginocchia, eccetera eccetera. Quindi io scarpe usate non le compro mai, e a meno che non sia stata una persona che le ha comprate e l'unica volta che le ha messe è stato il momento in cui le ha provate, allora quello è un altro discorso. Le ha messe due volte in tutto per 5 secondi, perché succede che alcune persone hanno questo shopping compulsivo, che acquistano e poi magari non provano, non usano le cose che comprano. Allora sì, in quel caso magari potrei anche pensarci, però mutande o indumenti intimi e scarpe non le prenderei mai usate, ecco. Però per il resto, se vedo che sono in condizioni buone e insomma, perché non è pulite, ma poi dopo me le posso lavare io, non vedo perché, cioè pulite nel senso non macchiate, ecco, e non capisco perché non possa acquistarle, ecco. Quindi io per forza ho la mia tappa fissa della solita bancherella di quel signore che si ricorda di me, perché ogni volta mi vede ogni martedì comprare una camicia a 50 centesimi e mi fa troppo ridere sta cosa, e adesso mi dice anche ciao, buona giornata, cioè voglio dire indiano, si ricorda di me insomma, perché a volte passo, non, magari quella via lì, io vado prima in fondo, vado a vedere le maglie, quelle sai di marca, e quelle a 2 euro, poi torno indietro, di solito quando passo, anche l'ultima volta sono passata prima e poi dopo tornando indietro sono andata nella sua bancherella, quindi lui mi ha visto passare, mi ha detto ciao, si ricorda di me, perché lì ho comprato anche il cappello, quello a 50 centesimi sempre, quello lì dell'antisocial club, cos'era? Anche questa volta ho guardato i cappellini, perché mio papà ha detto se ne trovi altri carini prendimi i 50 centesimi, ma quello che allora ce n'erano due di H&M che praticamente erano nuovi, solo che quello che piaceva a me, perché erano tutti e due neri con forme diverse, quello con la forma che piaceva a me aveva un alone, e allora quegli aloni non li prendo perché sembrava rovinato in vetrina, e anche se costa 50 centesimi io lo voglio nuovo, messo bene come quello che abbiamo acquistato quella volta, quindi capisci che anche se costa 50 centesimi usato, però io sto lì a guardare anche come sono fatti, ecco, se sono in buono stato, ecco. Ti dico che c'era mia mamma, perché poi c'è una clip dove lei si compra un vestito e poi c'è una cosa che è successo, un fail, un colpo di scena di quelli proprio che dici ma che cacchio sta succedendo, che ti andrò appunto a far vedere nei video, che ho fatto i video col telefono al mercato, non ho ripreso tutte le bancherelle perché sai che quando io sono concentrata nel immergermi nella bancherella proprio mi tuffo così a pesce e vado a nuotare come un delfino tra le cose, ho tutte e due le mani occupate, non posso fare il video, però qualche video l'ho fatto solo per mostrarti delle cosine che magari non ho comprato, e poi lei ha voluto acquistare delle cose da regalarmi, tipo anche finché io ero in una bancherella a guardare la roba usata, lei è arrivata con
fase, tipo cos'è, forse io non lo so perché non c'era, non l'ho visto. Perché ogni volta che ci sono io non li vedo. Cioè, non ci, ogni volta che io ci sono loro non ci sono. Perché passa la signora che compra tutta la scatola. Non c'era già, qualcuno è passato, l'aveva già comprato. Credo sia color marroncino, proprio color bambù. Questi qua sono quelli che c'erano a 2,50 euro. Mi piaceva questo. Questo vestito qui c'era, stavamo guardando le taglie e qua c'è il prezzo, costava 144 euro, tanto per dirne una, e le avevano messe a 5 euro della marca Camomilla. Era molto bello. Ho detto: senti, facci vedere bene qua, è molto bello. Sì, infatti l'ha preso poi e poi si è provato a casa. È molto. Sì, è proprio uno stile. Adesso sembrano quelli che io ovviamente non l'ho vista di persona, ma ho visto le foto. Mi ricordava un po' lo stile di quelli che lei metteva da giovane. E infatti lei mi ha detto: la donna della prateria. No, ho detto: guarda che la casa nella prateria. Però comunque sì, ci stiamo con lo stile quello. Calcolando che costava, io di solito gli abiti non li pago mai 5 euro perché sono fuori budget. Considerando che il negozio costava 144 euro, ci stava allo 5, ecco. Va bene, adesso ho finito. C'è la vicina, sta facendo del rumore strano. Sta facendo la pipì. Non so se la senti, io la sento fare la pipì con questo microfono. Non mi piace questa cosa. Comunque, andiamo a fare. Ti mostro insomma che cosa ho comprato l'haul e poi ho anche un try on haul fatto lì a casa di mia mamma, ma prima, come al solito, anche questa è abbastanza una tradizione, ti mostro due cose che ho comprato per mio papà. E una t-shirt, ha detto Anstrofi, ancora t-shirt, ci avrà l'armadio pieno di t-shirt che gli ho comprato io, ma tra un po' se trovo. Allora, la marca è di Eurotat, la taglia XXL, 100% cotone, made in Bangladesh.
Ginocchio, le tasche
una
Si distruggono, capito? Anche se sono nuove.
si sono da donna, cioè per il taglio secondo lei sono da donna e quindi me li tengo io, va benissimo. Ultima cosa, una cosa che mi ha voluto acquistare mia mamma, perché adesso ha la fissa. Allora ti devo raccontare delle cose. Allora adesso hanno di moda le Birkenstock. Le
che sbattono, tutto nella norma. E mi sembrano molto morbide. Adesso che te le ho mostrate da d'ora in poi proverò a indossarle. Mi sforzerò, ecco. E niente, questo è stato l'ultimo acquisto. Essere stato